Buongiorno a tutti. Abbiamo convocato oggi questa conferenza stampa in quanto il comune di Boa Marina ha assegnato un bene confiscato alla criminalità organizzata alla Fondazione Marino Onlus. Si è arrivato, diciamo, all'assegnazione di questo bene attraverso un percorso non troppo lungo, contrariamente a quanto succede spesso nella pubblica amministrazione. Un percorso che è iniziato a giugno del 2015, quando l'Agenzia dei Beni Confiscati ha assegnato al comune di Boa Marina tre immobili, tra cui appunto quello per il quale oggi siamo qui. Si tratta di un appartamento, si trova sul lungomare all'interno del residence, condominio, la Rada Azzurra. Quindi, acquisiti questi beni al patrimonio del comune, e l'amministrazione ha, diciamo, prontamente, dopo un mese, approvato in consiglio comunale all'unanimità il regolamento che andava a disciplinare la concessione di questi beni. Nel mese di ottobre abbiamo dato indirizzo al settore competente di indire una procedura di evidenza pubblica per appunto l'assegnazione. È stata fatta questa procedura e, diciamo, a seguito di questa gara, ecco, l'offerta, diciamo, il progetto che la commissione ha valutato e ritenuto, diciamo, il migliore, anche il più rispondente a quelle che erano le finalità cui doveva essere, diciamo, destinato l'immobile, che era quello di una casa vacanza per bambini, e appunto risultato il progetto presentato dalla Fondazione Marino Onlus. Noi, diciamo, come amministrazione siamo anche, come dire, contenti, soddisfatti che, nulla togliendo all'altra, diciamo, associazione che ha partecipato, che, diciamo, il bene sia stato poi assegnato alla Fondazione Marino, perché si occupa di bambini, di persone, ma di bambini e di persone, diciamo, che purtroppo, diciamo, svantaggiate. Quindi ecco il motivo della nostra soddisfazione. E siamo altresì soddisfatti perché è un atto che è quello del riutilizzo di un bene confiscato, che ha un grande valore simbolico, non soltanto simbolico perché viene un bene che era della criminalità organizzata dell''Ndrangheta, viene restituito alla comunità e alla collettività. Noi come amministrazione, ecco, diciamo, stiamo, ecco, con azioni concrete collaborando, diciamo, stiamo lavorando quindi con azioni concrete, anche in stretta collaborazione con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, proprio nella stessa seduta di giunta in cui abbiamo deliberato l'assegnazione del bene alla Fondazione Marino. Con un'altra delibera abbiamo manifestato l'interesse al trasferimento al patrimonio del comune di altri beni confiscati, che sono sempre degli immobili che si trovano sul lungomare. E sappiamo che ci sono altri beni e abbiamo sollecitato l'agenzia non assegnarli, perché non li può assegnare direttamente, ma fare la manifestazione di interesse. Abbiamo anche aderito al protocollo per la gestione dei beni confiscati, che è un protocollo predisposto dal Tribunale di Reggio Calabria. Quindi, come, insomma, si può notare, è un impegno, diciamo, un'attenzione costante su questa tematica. A breve metteremo a bando un altro immobile sito in via
oratorio, che è già il patrimonio del comune. Ce n'è un altro al confine tra Marina e Palinzi, ma quello aspettiamo che ci sia qualche finanziamento da parte della regione, qualche bando, perché lì insomma c'è un intervento sull'immobile, un immobile in un po' stato di abbandono e di degrado. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire prima di cedere la parola al Presidente della Fondazione Marino, che illustrerà anche il progetto che appunto la Fondazione vorrà realizzare con questo bene. E diceva una coincidenza che leggevo proprio ieri casualmente sul Corriere della Calabria, che il 7 marzo del 96, quindi 20 anni fa, è stata approvata la legge per la riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Quindi casualmente abbiamo scelto questa data con Giovanni, che più o meno coincide con il ventennale dell'entrata in vigore di questa legge. Quindi io diciamo adesso cedo la parola all'ingegnere Marino. Ringrazio, mi dimentico sempre qualcosa, anche il Rotary, l'avvocato Gino Scorda, il dottor Alfredo Foca del distretto 2100. La loro presenza qui diciamo, ha un senso, lo diranno poi dopo, perché stanno portando avanti un progetto che appunto è chiamato progetto autismo, e poi penso che ci diranno in conclusione di questa conferenza stampa, e ci diranno anche loro qualcosa in merito. Bene, intanto prima devo ringraziare il sindaco e l'amministrazione di Bova Marina per la sollecitudine anche e per la modalità con cui hanno gestito le procedure per la consegna di un bene confiscato, e devo ringraziarlo anche per l'impegno sociale più ampio che ha testimoniato di voler interessarsi e di voler entrare come comune nella gestione di tutti i beni confiscati. È una pratica, diciamo così, che fino agli anni passati non era uno sport molto praticato. Ecco, quindi merito del sindaco anche per questo più ampio coinvolgimento sociale, per dare anche un messaggio di cambiamento verso questa tematica. La Fondazione Marino ormai non la presento, come dire, ampiamente, perché spero che sia abbastanza conosciuta nel territorio. È una struttura residenziale per ragazzi con disabilità, con autismo, che fa non solo quello, ma fa anche attività, diciamo, ad essa stessa, pure di volontariato e di sociale. Noi collateralmente all'attività della Fondazione, per esempio, da un anno e mezzo abbiamo aperto una mensa sociale a Melito per fare da mangiare alla povera gente, che è anche un luogo di lavoro dei nostri ragazzi. Dall'attività della Fondazione, dall'essere integrati nel territorio, nasce anche da parte nostra la necessità di fare qualcosa di più. Ecco, e questo qualcosa di più nell'ambito specifico degli appartamenti, dell'appartamento di cui stiamo parlando, è perché noi pensiamo sia utile verso le famiglie delle persone con autismo, che abbiano una possibilità di sfogo, anche temporaneo, e anche al di fuori della responsabilità del carico sanitario, perché questa è un'iniziativa che fa la Fondazione Marino, che non è un'iniziativa accreditata, non ci danno contributi, non ci dà nessuno niente, se non l'iniziativa della Fondazione Marino, che chiederà più o meno del sostegno alle famiglie, a cui noi daremo la possibilità di ospitare, non solo da un punto di vista di ospitalità alberghiero, ma anche di ospitare e valutare e inserirle in un certo ambito, in un contesto, anche se per un breve periodo di tempo, diamo la possibilità alle famiglie di avere un sollievo, di avere anche un confronto con una struttura residenziale, con dei professionisti che sono in grado di fare un'attenta valutazione della persona, e anche una valutazione critica di quello che già ogni persona ha come corredo, diciamo così, educativo, riabilitativo, farmacologico, che si porta appresso.
E nel caso dell'autismo in special modo, questa è una necessità ineludibile per le famiglie che spesso non hanno nemmeno la possibilità, tanto per dirvi, di programmare un intervento chirurgico perché non sanno dove lasciare il proprio figlio. Figuratevi se non sanno programmare una vacanza o 10 giorni di relax perché un ragazzo con autismo impegna la famiglia 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. E questo è quello che la Fondazione si propone di fare utilizzando questo immobile. Quindi noi lo attrezzeremo, lo adegueremo, prima di tutto faremo dei lavori di adeguamento, di sicurezza, di norme, poi lo arrederemo e questo diventerà la casa vacanze per le famiglie che vorranno. La casa vacanze non intendo, scusate, non facciamo la situazione dell'estate, no? Non c'è una casa vacanze per l'estate, c'è una casa vacanza come luogo di accoglienza e di ricovero più o meno temporaneo di persone che le famiglie che non hanno la possibilità di ricoverare i propri figli in strutture residenziali come quella della Fondazione Marino, che almeno abbiano un luogo dove anche provvisoriamente poter consegnare in mani sicuri e professionali queste persone. Quindi noi faremo in 2 o 3 mesi, nel più breve tempo possibile, faremo l'adeguamento di questo immobile, lo arrederemo, nel frattempo iniziamo già da lunedì, iniziamo a elaborare i progetti per questa casa vacanze, perché bisogna poi saperli distribuire, saperli diffondere in modo tale che le famiglie che non ci conoscono, non tutti ci conoscono, abbiano la confidenza, la sicurezza, la fiducia di pensare che noi siamo all'altezza di poter offrire il servizio che stiamo facendo con cognizione, con correttezza, con sollecitudine. Questo è in sintesi quello che noi vogliamo fare. La responsabilità di fare questo utilizzando un immobile confiscato va anche al di là dell'aspetto puramente tecnico-professionale. È una responsabilità che attiene all'etica delle persone, alla morale delle persone e noi speriamo di essere all'altezza di non deludere l'assegnazione di questo immobile. Siamo già allenati, devo dire la verità, per questo, perché noi siamo una struttura accreditata con la Regione Calabria e quindi noi viviamo dei contributi della sanità per il servizio che facciamo e quindi amministriamo, in sintesi, in soldoni, amministriamo i soldi pubblici per gestire la nostra struttura. Abbiamo 8 anni già di esperienze di bilanci che non sono sempre stati attivi, ci sono stati bilanci passivi. Però insomma siamo una struttura che si mantiene, che sta in piedi nonostante i tagli, nonostante le difficoltà e facciamo i salti mortali e gestiamo con la massima rettitudine il conto economico della Fondazione, così come faremo con la massima rettitudine il servizio per cui il Comune oggi ci consegna questo immobile. Con il tempo poi verificheremo la capacità della Fondazione di portare avanti il progetto. Grazie di nuovo al Sindaco, grazie all'amministrazione, dottor Alfredo Focà, presidente, governatore emerito del nostro distretto Rotary, ci vorrà dire qualcosa a proposito della mission del Rotary che mi permetto di anticipare in questo senso c'entra perché è stato il nostro ispiratore, ci ha accompagnato per la diciamo così, nella vita dell'esperienza della mensa sociale e poi il Rotary stesso, non so se è stata una coincidenza, mi piace pensare che non, che è stato, come si dice, che non è stata una coincidenza, ma che è stato volutamente pensato di assegnare all'avvocato Scordo la responsabilità del distretto per i temi dell'autismo. Quindi forse anche noi abbiamo sollecitato con le nostre azioni un po' il Rotary ad occuparsi di questa tematica. Il dottore Foga.
Sì, in effetti questa realizzazione si chiude il cerchio su quelle che sono le vere attività del Rotary, i veri obiettivi, l'idealità del Rotary, che è quella di servire il prossimo, anche il primo prossimo, il prossimo più prossimo, che in altri termini diremmo a chilometro zero. Spesso si pensa che l'attività del Rotary è soltanto per gente, per persone che hanno bisogno lontanissimo, in Africa, in India o che so io, quando invece è lo sguardo che deve essere orientato proprio al prossimo, più vicino. E in questo caso il Rotary del club che ha promosso e ispirato questa azione, queste attività, ha realizzato la vera idealità del Rotary, lì dove c'è bisogno, e spesso il bisogno è vicino a noi senza guardare troppo lontano. Quindi veramente è una cosa molto molto edificante per il Rotary. In questo caso è l'immagine del Rotary che ne guadagna da questa attività e della fondazione e del vostro club. Quindi ringraziamo anche l'autorità comunale e il sindaco qui presente, perché dà questa opportunità che il Rotary possa realizzare queste azioni benefiche, azioni di servizio per i bambini soprattutto. Grazie, io ringrazio il governatore emerito Alfredo Foca, che con la sua presenza ha voluto dare un peso specifico rotariano a questa conferenza stampa. Ringrazio Vincenzo Gruppi, perché è un sindaco che non soltanto in questa occasione si è dimostrato vicino a quelle che sono anche le attività del Rotary. Io parlo di Rotary perché noi siamo qui in questa sede come rappresentanti del distretto 2100 e anche del Rotary Club di Reggio Calabria Est. L'avvocato Gruppi non si è mai negato, non si è mai sottratto, anzi ha partecipato attivamente e sostenuto le attività del nostro club nel riferimento del comune di Nuova Marina. Per questo lo ringrazio, so che è una collaborazione che continuerà perché viaggiamo sulla stessa linea di pensiero. E il Rotary perché qui? Il Rotary è presente perché innanzitutto uno dei compiti del Rotary, che il Alfredo Foca confermerà, è quella di stimolare le istituzioni, non di sostituirsi ma di affiancarle. E questo service dell'affidamento alla Fondazione Marino dell'immobile sottratto alla criminalità organizzata sta tutto in questo concetto di affiancamento alle istituzioni nella ricerca del bene comune, questo bene comune di cui tutti parlano, tutti ce ne riempiamo bocca, però poi alla fine pochi forse riusciamo con atti concreti a realizzare. Il nostro distretto già l'anno scorso con il governatore emerito Giancarlo Spezzi ha sostenuto l'attività del Rotary Club Reggio Calabria Est con il supporto alla Locanda Tre Chiavi, che è l'attività di cui Giovanni Marino prima diciamo accennava. La Locanda Tre Chiavi è una bellissima realtà, somministra pasti a persone bisognose, ma la cosa più bella è che lo fa dando un senso alla vita dei ragazzi ospiti della Fondazione Marino Luz. Infatti sono loro che provvedono, diciamo, a sostenere il servizio della mensa. E forse perché il club l'anno scorso si è interessato ebbene di questa problematica, il governatore di quest'anno, Giorgio Botta, di cui porto i saluti, ha ritenuto di fare dell'autismo un progetto distrettuale. E a me è stata affidata la responsabilità del progetto autismo per il distretto 2100, l'abbiamo chiamato Oltre lo sguardo, forse perché quando si pensa all'autismo si pensa come primo approccio a questo sguardo dietro il quale si nascondono delle situazioni a volte dico inimmaginabili, che soltanto chi è frequente ha la sensibilità di guardare appunto oltre lo sguardo riesce a comprendere. E il progetto è vario,
perché si va dall'assistenza, come in questo caso, ad iniziative volte al supporto del fenomeno dell'autismo, a screening sul territorio che avvengono attraverso la sensibilizzazione dei pediatri di base, a altre vicende come l'assistenza alle famiglie, creare una rete tra famiglie che hanno diciamo, figli autistici. E voglio sottolineare una bellissima iniziativa che c'è stata, è stata supportata dal Rotary Club Campania Napoli, che con una cena diciamo allestita con 5 chef stellati ha raccolto dei fondi e ha attrezzato una bellissima struttura proprio di ludica pure per bambini autistici. Quindi il Rotary si muove a tutto campo, si muove in tutto il distretto, si muove anche negli altri distretti italiani. Quello che è importante è che questa ruota, simbolo appunto del Rotary, non si fermi mai e che tutti insieme, ognuno per le proprie competenze, riusciamo ad essere dono nel mondo. Grazie. Bene. Non so, grazie per i complimenti che non merito, non so se ci sono domande da parte della stampa. Io una domanda ce l'avrei, in quanto abito nella stessa zona, penso che per i bambini, sia autistici o meno, dovreste pensare pure che ogni tanto non è facile arrivarci nella struttura, per causa del maltempo, in questo immobile sì, qui? Sì. Dovete tenere conto anche di questo, poi se volete lo tagliamo. No, no, giustamente, certo. Abito a 100 metri dalla struttura. Io sono un cittadino. Diciamo che c'è un torrente, ma non mi pare che, insomma... Diciamo che la provincia aveva effettuato... Intanto, ora sono dei lavori in corso di pulizia di alcuni torrenti, tra cui il torrente Vena, però tutto sommato non mi pare che mai... Sì, voglio dire, quando piove, e poi da noi non è che piove tantissimo, una o due volte l'anno, che diciamo c'è un po' la fiumara, insomma, quella la fiumara, però tutto sommato non è che ci sia stato mai qualcuno che sia rimasto isolato per giorni e giorni. No, ma diciamo anche che effettivamente isolati che non possono uscire di casa, non mi pare che ci siano stati mai problemi. No, comunque per quanto riguarda il nostro progetto, io ho detto che il progetto vacanze non deve essere inteso come le vacanze estive di noi quando pensiamo di andare in vacanza. È anche un periodo molto allargato, ma la nostra conoscenza di come oggi le famiglie utilizzano questi strumenti laddove sono offerti, di solito nei periodi invernali, è difficile che noi abbiamo degli ospiti, a meno che non sono in condizioni di bisogno estremo o di qualche emergenza. Quindi noi pensiamo effettivamente di utilizzare il progetto Casa Vacanze primavera, estate, autunno, insomma, non nei mesi invernali, perché non c'è nemmeno la domanda in questo periodo di tempo, a meno che non c'è un bisogno emergente, tipo, non so, noi qualche anno fa abbiamo abusivamente, lo dobbiamo dire senza vergogna, però a fin di bene si può dire e si può fare e si deve fare, abbiamo ospitato come sovrannumero un ragazzo originario di famiglia originaria di Roccaforte del Greco che sono venuti in vacanza da Torino in vacanza a Roccaforte del Greco, e sono venuti per fare le vacanze di Natale e gli è morto il padre, poverino, improvvisamente. Si sono trovati con la morte del padre, non a casa loro, con questo ragazzo autistico molto grave, e ci hanno detto cosa possiamo fare, portalo da noi. È rimasto una ventina di giorni, sì, credo, ovviamente gratuitamente, vi potete immaginare, e queste sono situazioni di emergenza che la Fondazione Marino, ma io immagino che tutte le strutture che chiedono solidarietà alle istituzioni poi devono essere in condizioni di essere pronti ad offrire la stessa solidarietà, altrimenti non funziona il meccanismo. Quindi
L'ho fatta lunga per dirvi che comunque il progetto vacanze che noi immaginiamo non è per 12 mesi all'anno,